Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi parliamo di rossetti rossi e vi ho proposto tre alternative, che sono le tre alternative di rossetto rosso più utilizzate da me in questi mesi, soprattutto nel periodo estivo, soprattutto quando ero in vacanza, quando ero un po' più abbronzata e adesso che non sono più abbronzata. Sono tre texture diverse, e tre fasce di prezzo diverse e tre sottotoni, no, due sottotoni di rosso diverso. Quindi c'è un'opzione sia fredda che un'opzione calda. Io spero che il video vi piaccia, ci vediamo dopo. Questo passaggio lo vedrete solo questa volta in questa applicazione. Mi aiuterò per delineare il contorno delle labbra con una matita. Ed è una matita nude, la matita nude perfetta secondo me perché è il giusto mix fra nude rosato e marroncino. Ed è una matita da temperare di Diego Dalla Palma, della numero 64, si chiama proprio matita labbra 64. E questa mi aiuterà appunto fra un'applicazione e l'altra a passare appunto di nuovo il correttore e a ridefinire un attimo il contorno delle labbra. È un passaggio opzionale, io stessa non lo faccio quando applico questi tre rossetti perché anche da soli rendono bene senza matita. Però se non riuscite ad applicarli senza matita potete andare tranquillamente a utilizzare una matita nude o una matita del rosso che si avvicina di più. Il primo rossetto rosso che vi faccio vedere dei tre è questo qui. Questo è uscito questa primavera insieme a una miriade di altri colori della stessa linea. La linea si chiama hashtag Lip Stories ed è di Sephora. Ha un prezzo all'incirca intorno ai 10 euro. Sono presenti tre finish diversi, fra cui quello a cui appartiene il mio rossetto, che è il finish matte. È il numero 25 First Class. Ed è un rosso bellissimo, cioè lo sto guardando in camera, è stupendo. È il giusto mix di rosso arancio. Se dovessi immaginare il rosso arancio nella mia mente, quindi è un'immaginazione ovviamente soggettiva, abbiamo tutti una visione abbastanza soggettiva, ma pur sempre veritiera, ecco, non è che vedo il fucsia rosso arancio, cioè fra le varie possibilità di rosso arancio, questa secondo me è quella che nella mia mente visualizzo. Lo vado ad applicare e vi parlo un po' delle caratteristiche del rossetto e perché è uno dei miei tre preferiti. Questo è il rossetto applicato. È uno dei miei preferiti perché, pur essendo un matte, la texture è sottilissima, non sembra di indossare un rossetto opaco, resta abbastanza cremoso ma comunque matte, quindi opaco. Non si muove da dove lo mettete, il colore è stupendo e dura tanto. Dura tanto, ma anche la durata dei rossetti, non so se è un argomento che abbiamo mai affrontato, però è molto soggettiva, dipende tantissimo dalla mucosa labiale, da cosa mangiamo, cioè secondo me è sempre un po' difficile dire dura 5 ore e dura quasi tutti, no, io sono una che il rossetto lo mangia, tra virgolette, molto, cioè le mie labbra lo assorbono molto e quindi mi dura meno rispetto a una persona che esistono, tipo mia madre, una di queste, si mette il rossetto la mattina, mangia, dopo pranzo lei non se lo deve neanche riapplicare perché è ancora perfetto, io no. Quindi per il mio canone di durata di rossetti medio è un rossetto che dura tantissimo. Mi piace tutto, mi piace il colore, mi piace la texture, mi piace che sia facile da applicare. Non mi piace il packaging, anche se è una cosa su cui hanno puntato, questo cartonato così simpatico. Trovo che abbia un difetto colossale, cioè che è quello di rovinarsi facilmente, infatti questa cosa mi succede spesso, o magari è semplicemente il mio fallato, ma non credo. E quindi ecco, avrei investito magari un po' più sul packaging perché non so quanto mi durerà questo rossetto di cartone, però il rossetto mi piace un sacco. Cambiamo range di prezzo, saliamo un pochino, qui siamo sui 30 euro e vi parlo di questo di Yves Saint Laurent. Si chiama Vernis à lèvres Vinyl Cream ed è praticamente una tinta labbra con un effetto vinile. È un compromesso fra una tinta labbra e un rossetto cremoso.
e un gloss, perché appunto il finish resta gloss, quindi questo effetto vinile molto lucido rispetto alle classiche tinte di Yves Saint Laurent, che io adoro perché sono super performanti. Questa ha il tappo nero e non dorato come tutte le altre. Il numero è il 411 e anche qui è un rosso molto caldo, molto molto bello. L'applicatore è comodissimo per applicarlo anche in macchina quando siamo di fretta, per ritoccarlo, non c'è bisogno anche qui della matita per andare a delineare i bordi, infatti si può... È arrivato una ladra di spugnette, scusate che devo mettere in salvo un attimo tutto quello che ho qua sotto. Devo mettere tutto in salvo perché abbiamo una special guest, la nuova arrivata, cosa è? Brigitte, che se mi seguite su Instagram avete... grazie. Lo sbadiglio ci stava tutto. Mi seguite su Instagram, la conoscete, la sorellina di Margot, la piccola peste di casa. Wow, due addirittura, wow, quanto siamo sbadigliose. Che mangia qualsiasi cosa le venga lasciata in giro. Quindi ora torniamo a parlare dei rossetti. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo, ma parlavo sicuramente dell'applicatore, che è appunto facilissimo e comodo, è proprio un pennello con la punta e quindi è super comodo. Lo applichiamo insieme. Come avete visto, io per applicarlo mi sono aiutata anche con i polpastrelli per aiutarmi a distribuire bene il colore, dato che è appunto una tinta liquida, se non dosate bene il prodotto può essere che si creino degli accumuli di prodotto da una parte piuttosto che dall'altra, quindi o scaricate bene il prodotto nell'applicatore, oppure io mi aiuto con i polpastrelli, proprio per creare anche un effetto un po' più delicato, questo effetto rosso stampato che non va via. Poi, se volete, alla prima passata non è super pigmentato, non è super coprente, quindi è un effetto comunque molto modulabile. Se poi volete il rosso rosso rosso, basta fare una seconda passata. Io generalmente con una e mezza mi fermo, perché ho il rossetto che è del colore che piace a me. La durata, vi dicevo, è molto alta, ovviamente la prima cosa che va via è l'effetto lucido, quindi l'effetto vinile, è normale, insomma, rispetto a un rossetto opaco è più facile che vada via l'effetto lucido, soprattutto se siete a cena fuori, se mangiate, eccetera. Ma quello che resta, anche se una volta va via la parte, diciamo, il grosso della tinta, quello che resta è questo effetto stain, questo effetto stampa, tinta proprio stampata sulle labbra. Quindi per questo è stato un mio alleato fedelissimo nelle sere d'estate, ma lo sarà anche perché è l'alternativa al rossetto rosso quando non voglio qualcosa di opaco, soprattutto in estate, che va tantissimo l'effetto glow più luminoso, comunque quando siamo ancora un po' più abbronzate, l'effetto lucido ma non glossato, non di un gloss, ma quindi con la performance di un rossetto, secondo me è il compromesso perfetto. L'ultimo rossetto che vi faccio vedere applicato è l'ultimo preferito, anche in ordine cronologico, perché è l'ultimo arrivato ma mi ha conquistata, è un rossetto di Max Factor. Sono, mi dispiace che adesso nel close up non vedrete bene il nome, perché tenendolo in borsa si è rovinato. Comunque sono i Lipfinity Velvet Matte, la mia colorazione è la 025, si chiama Red Luxury, e queste sono delle tinte opache molto molto confortevoli. Anche qui abbiamo una texture molto leggera, il punto di rosso è diverso perché è un punto di rosso freddo, quindi con un sottotono blu, che adesso andiamo ad applicare insieme.
Come vedete il punto di rosso è più spento, è più freddo, è proprio meno luminoso, però è altrettanto bello. Io sulla mia carnagione sinceramente vado a periodi, a volte preferisco i rossi caldi, a volte i rossi freddi. Cosa c'è da dire? Allora, l'applicatore è comodo anche questo per applicarlo, eccetera. La texture è leggerissima, secca. Questo è secca un pochino le labbra, soprattutto l'interno della mucosa, e non ha una durata altissima. È una durata media che se mangiate va via molto velocemente, almeno, ripeto, sempre soggettivamente nel mio caso. Però il range di colori è bello, perché ho anche altri colori di questa gamma, e oltre ai rossi ci sono dei colori rosati molto molto carini. Quindi potete dare un'occhiata, anche qui il prezzo si aggira intorno ai 10 euro, meno di 10 euro, ecco, non è un prezzo altissimo, poi sono delle novità, se cercate una cosa. Secondo me questi due, come fasce di prezzo, sono perfetti per chi non è abituato a rossetto rosso, non se la sente magari in investire su un rossetto rosso perché non sa quanto lo metterà, non l'ha mai indossato, lo mette in rare occasioni, quindi magari uno dice faccio una prova con uno di questi e se mi piace bene, se, poi magari posso prendermene un altro più caro, se non mi piace pazienza, non ho lapidato chissà quanto. Quindi questo era il terzo. Io adesso tengo su questo, che è l'ultimo che avete visto, e posso uscire così. E spero che vi sia piaciuto e che vi possa essere utile magari nella scelta del rosso per l'inverno o per la vostra carnagione. Ci vediamo al prossimo video.